Che cos'è che devi dirmi? Devo partire. Devo tornare a Valdocco. I miei ragazzi mi aspettano. Ma Giovanni, non sei ancora guarito, almeno non del tutto. Mamma, ho capito una cosa importante stando qui con tutti voi. E me l'hai fatta capire tu. Adesso so cosa manca ai miei ragazzi. Una famiglia, una vera famiglia, come la nostra. Come quella che avrà il figlio di Antonio. È il Signore che illumina la tua strada, Giovanni. Non io. Ma tu sei nella sua grazia. Potresti fare così tanto per loro. Te la senti di venire con me a Valdocco? Cosa? Stai scherzando? Figlio mio, non puoi chiedermi questo. La mia vita è qui. C'è un bambino in arrivo, la famiglia si allarga. E comunque, che cosa potrei fare io per loro? Quello che hai sempre fatto. Crescerli e dargli il tuo amore. Come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te? Basta! Fate silenzio, smettetela con questo baccano! Oh. Ve ne approfittate solo perché non c'è Don Bosco! Vergognatevi! E chi l'ha detto che non c'è Don Bosco? È tornato! Eccomi, ragazzi! Calma! Piano, piano! Ora vi sentite meglio, vero? Sì, Michele, sì. Ce l'avete portato un regalo? Certo, il più bello di tutti i regali! Mia madre, Margherita, farà da madre a tutti noi. Sì! Cosa sono quei foglietti? I debiti da pagare, mamma. Ma sono una montagna, figlio mio. Con l'aiuto del Signore li pagheremo tutti. Ah, se avessi saputo come vivi sarei venuta prima. Qui manca proprio tutto.